E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi ragazzi, video unboxing, ovvero andrò a spacchettare questa cosa qua. Adesso vi spiego un attimo cosa c'è qua dentro e vi spiego un attimo dove li ho comprati. Allora, spiegazione: in pratica un paio di anni fa vi avevo fatto vedere anche sul canale, magari vi metto la scheda qui in alto a destra di quel video lì, avevo acquistato le borse per il paramotore, ovvero le borse Lomo, che devo dire hanno fatto un egregio lavoro, però avevano una pecca, cioè hanno ancora una pecca, ovvero erano un po' scomode da mettere e togliere, visto che avevano tutto il laccio da inserire, mettere e togliere, e mi serviva una cosa del genere con, diciamo, l'attacco a clip, ma non volevo spendere tanto. Quindi ragazzi, sono andato a vedere se sul sito cinese che sta spopolando adesso, ovvero Temu, ragazzi, vi lascio il link in descrizione di questo shop cinese, ho preso questo pacco che c'è dentro, appunto due borse para da per il para motore. In teoria dovrebbero essere anche queste più o meno 5-6 litri di capienza, waterproof, colore l'ho scelto giallo, e comunque un prezzo davvero davvero modico, perché siamo attorno ai 40 euro, quindi per tutte e due, quindi molto economico. E vediamo un attimo. Io, diciamo, ho già acquistato qualcosina per la casa da Temu, mi sono trovato abbastanza bene, la qualità sicuramente non è eccelsa, però tutte le cose che ho preso fanno il loro lavoro. Quindi andiamo a aprire questo pacchettino, lo apriamo in qualche modo. Ragazzi, viene dalla Cina, comunque ci impiega qualche giorno, sicuramente non è Amazon che vi arriva dopo due giorni, dopo un giorno, ma ci mette magari una settimana / 10 giorni, però le cose arrivano e le cose costano anche un bel po' di meno rispetto ad altri siti. Quindi andiamo ad aprire il pacco e dentro abbiamo queste borse. Ho scelto il giallo per dare un po' più di tocco di colore alla moto, dato che l'arancione delle borse laterali non mi bastava, e ho preso queste due borse da paramotore. Le ho prese così, proprio sono roba semplice, vado a aprirne una, dopo magari andrò a farvi vedere sulla moto montate. E diciamo che devo dire che era quello che cercavo, ovvero, vedete, le borse della Lomo non avevano questa clip per chiudere, ma avevano tutto un giro del nastro, del laccio qua, dovevi fare il giro su un supporto, diciamo, e chiuderlo così. Invece questo, ragazzi, c'è la clip, quindi è molto molto più facile da togliere e da mettere, almeno mi sembra. Comunque la capienza è la medesima, poi qua abbiamo anche la tracolla, quindi devo dire che, ragazzi, per quello che costano, per me sono ottime. Andrò a montarle sulla moto e vi farò vedere, però ragazzi, sono più o meno le stesse, sicuramente la costruzione non è eccellente al 100%, però qua c'è anche un bel supportino qua dietro, che ad esempio la Lomo non ha questo supportino qua, e penso che per 40 euro, ragazzi, non si può chiedere di più.
ha anche una bella chiusura in questo modo qua, questa qua, anche questa rispetto alla Lomu secondo me è molto migliore, è di ferro ragazzi, e non per screditare la Lomu, ma per me un prodotto del genere venduto a meno di 40 euro per due borse, ragazzi, cioè non c'è storia. Eccoci ragazzi, adesso vi faccio vedere le borse dopo un paio di mesi di utilizzo e devo dire che ne sono molto soddisfatto, sono molto capienti, più o meno come le borse che avevo prima, le Lomu, solo che appunto sono molto più facili da installare perché basta ragazzi andare a schiacciare questa, a cliccare questa clip per andare a togliere il tutto, quindi molto più semplici, però fanno lo stesso lavoro. E poi io l'ho prese gialle, ma ci sono anche nere, ci sono nere col logo, gialle col logo, quindi anche qua dall'altra parte molto ma molto più semplice da installare e niente ragazzi, io spero che questo video vi sia interessato, avete visto anche queste borse montate sulla moto. Vi lascio a voi le conclusioni, quindi ragazzi iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale, come se non l'ho già detto. Quindi ragazzi grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao.